Nel primo tempo alla Juventus riusciva tutto, a noi praticamente niente. Probabilmente la bravura è stata quella di non perdere la testa tra il primo e il secondo tempo nello spogliatoio. Mi portò in panchina col derby lì e mi ricordo che una sensazione bruttissima. La Juve col minimo sforzo il primo tempo vinceva 3-0. Poi io ho fatto due cambi, e anche quei cambi hanno sicuramente contribuito perché era entrato Ferrante, è entrato Vergassola e hanno dato un altro assetto alla squadra. Entrai nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo e mi ricordo che un signore di nome Camolese mi diede una pacca sulla spalla e mi disse: Marco, entra e fai il possibile per risolvere questa situazione. Il secondo tempo è stato un continuo susseguirsi di emozioni e fortunatamente tutte per il Toro. L'abbiamo massacrati, l'aggettivo giusto è massacrati. Non hanno capito niente, abbiamo fatto 3 gol, uno dietro l'altro. Solo che poi c'è stato questo benedetto calcio di rigore al 94esimo. L'arbitro ha concesso un rigore, diciamo, abbastanza generoso alla Juventus. E nel frattempo che c'era questa discussione, Maspero fece una buca sul dischetto. Salas mise la palla dopo e colpì, andò a finire la buca e tirò il pallone quasi fuori dallo stadio. Salas ha calciato forte, ha calciato molto alto e quindi alla fine c'è stata una grandissima soddisfazione. Ci fu veramente una svolta per quanto riguarda il nostro campionato, incominciò da quel derby. Ogni volta che c'era il derby dicevo sempre ai miei compagni: guardi la differenza tra le due curve. Una sembra un cimitero e una sembra la passione, la voglia, il carattere, il rosso, il granate.